porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Diffondere accuse attraverso Facebook equivale a commettere il reato di diffamazione aggravata. La diffamazione, infatti, è prevista dall'articolo 595 del Codice Penale, che afferma che chiunque, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la sanzione fino a 1.032 euro. In virtù del terzo comma dello stesso articolo di legge, la diffamazione online è una circostanza aggravante del reato, poiché viene realizzato attraverso lo strumento di Internet, da sempre considerato come un mezzo pubblico, e quindi sono compresi anche siti web, blog, forum e social network. Secondo lei è giusto punire con una sanzione o addirittura con il carcere chi commette un reato di diffamazione online? Secondo me sì, anche perché i social secondo me sono diventati un mezzo anche di comunicazione, cioè ognuno comunque può comunicare attraverso i social e trasmette un messaggio, quindi secondo me è giusto e adesso anche i giovani si sentono più grandi a stare dietro uno schermo e quindi è più facile per loro insultare e diciamo dire parole poco gradevoli alle altre persone. Sì, quindi secondo me è giusto così. E a te mi è capitato di dare un po' sfogo alla tua rabbia su internet qualche volta un po', o anche contro magari personaggi della politica, dello spettacolo? No, su internet mai, più che altro condivido con le persone, cioè fisicamente le mie opinioni, trovo più corretto così. Secondo me sì, è giustissimo. Perché? Perché è giusto che ognuno si faccia i suoi e le diffamazioni non ci devono essere. È la cosa più giusta che ci possa essere, secondo me. In questo caso non sareste a favore della libertà di opinione? No, a parte che io non sarei a favore direttamente di Facebook, quindi sarebbe da... ognuno ci dovrebbe fare i suoi e il mondo sarebbe migliore. È per questo che sei contro Facebook? Esatto. Quindi tu non hai mai avuto nessun tipo di social network, né Facebook né altri? No, assolutamente. Abbiamo fatto Instagram i miei amici così perché così e basta. Anzi, ho iniziato da 2 giorni ad avere WhatsApp perché mi hanno obbligato. Per il resto no, sono contro assolutamente. Pensi che sia giusto addirittura arrivare a punire però con il carcere eventualmente per una questione di diffamazione? Adesso dipende da cosa si parla. Cioè, se è una cosa grave è giusto punirla, secondo me. Se è una cosa leggera non ne vale la pena neanche sprecarci del tempo. Prima o poi le impareranno. Penso di sì, perché comunque è sempre un mezzo di comunicazione, quindi penso proprio di sì. Secondo me è punibile benissimo. Addirittura quindi il carcere? No, il carcere magari è un po' esagerato, però con una sanzione penso proprio di sì, perché non è giusto comunque, cioè, diffamare le persone, secondo me non è giusto, anche tramite un mezzo come Facebook. Quindi secondo te in questo caso forse è meglio limitare un pochettino la libertà di espressione? Non saprei neanche io cosa dire, perché è un mezzo che non uso e non saprei neanche io cosa dire a questo proposito. Io non sono una persona che comunque, cioè, che se si arrabbia stare lì magari tramite un computer a stare lì a parlare di un'altra persona, quindi se io ho una cosa da dire preferisco dirla direttamente a una persona piuttosto che usare un mezzo di comunicazione, ecco, tutto qua. Non è una mia priorità il mezzo di comunicazione come Facebook, così, quindi non, preferisco dirle le cose in faccia alle persone. Su quanto riguarda le sanzioni, così, vabbè, una sanzione secondo me sarebbe giusta per chi parla male di un'altra persona, ecco.